Benvenuti al webinar di oggi, Pubblicare Open Access in Cambridge Journals. Prima di iniziare vorrei illustrare come partecipare all'evento di oggi. Questo webinar sarà registrato e riceverete il link della registrazione via email nei prossimi giorni. Il webinar si svolgerà in modalità di solo ascolto per i partecipanti. Avrete comunque la possibilità di inviare domande scrivendo nella sezione Q&A del pannello di controllo. Potete inviare domande durante la presentazione. Queste verranno monitorate e avrete risposte durante la sessione di domande e risposte alla fine della presentazione. Nel caso di difficoltà tecniche, per favore scriveteci usando la chat box e un componente del team farà del suo meglio per aiutarvi. Nel caso che noi incontrassimo difficoltà tecniche, vi manderemo un messaggio e ricominceremo il webinar. La presentazione dovrebbe durare circa 30 minuti e poi risponderemo alle domande inviateci. Alla fine del webinar ci sarà un piccolo sondaggio in cui potrete scrivere commenti o fare ulteriori domande. Vorrei ora avere la possibilità di presentarvi i panelisti. Oggi abbiamo quattro panelisti. Io sono Samira Ceccarelli, Publishing Editor a Cambridge University Press. Sono a Cambridge dal 2011, dove sono responsabile di riviste in informatica e matematica. I nostri speakers esterni oggi sono Filippo Tronconi. Filippo è professore associato di scienze politiche all'Università di Bologna. La sua ricerca si interessa principalmente di aspetti territoriali di concorrenza politica, politiche all'interno dei partiti, élites politiche e comportamento legislativo. Dal 2011 è editore capo di Italian Political Science Review, rivista italiana di scienza politica. Gaetano Cascini. Gaetano è professore ordinario di ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. La sua ricerca si interessa di design methods and tools e si concentra in particolare sulle fasi di generazione dei concetti, sia per i prodotti che per il processo di innovazione. Gaetano è anche editore di varie riviste scientifiche internazionali, incluso Design Science and AI, IDAM. Stefano Antonini è Area Sales Manager per l'Italia e sarà in linea durante la sessione di domande e risposte. Stefano lavora per Cambridge University Press dal 2007. Di recente si è occupato del completamento dei primi accordi Read and Publish di Cambridge con i consorzi universitari in Italia, Israele, Grecia e Cipro. La sessione di oggi si apre con una presentazione dei principi di Open Access. Parleremo poi dei benefici di Open Access e presenteremo dati che mostrano l'impatto della scelta di questa opzione. Gaetano e Filippo presenteranno le loro considerazioni sulle opportunità che Open Access presenta e per finire presenteremo alcune opzioni per pubblicare Open Access a Cambridge, incluso come trarre beneficio dagli accordi di pubblicazione con i vostri istituti di ricerca. Prima di cominciare vorremmo aprire un breve sondaggio per vedere quanti tra voi hanno avuto esperienza nel pubblicare Open Access. Dovreste vedere un sondaggio sullo schermo. Per favore, selezionate la risposta più appropriata e fra poco condividerò il risultato con voi. Questo è molto interessante, sicché sì c'è un buono split, una buona divisione, circa 50-50. I due principali tipi di Open Access sono Gold e Green. In entrambi i casi, gli articoli pubblicati con questi modelli possono essere letti gratuitamente. Nel caso di Gold Open Access, l'accesso gratuito all'articolo è immediato al momento della pubblicazione, mentre nel caso di Green Open Access ci può essere un periodo di embargo. Per Green Open Access, quasi tutte le riviste offrono la possibilità di riutilizzare l'articolo in accordo con le linee guida del Green Open Access, e queste dovrebbero essere riportate sul sito web della rivista o della casa editrice. Nel caso di Gold Open Access, il tipo di riuso dell'articolo dipende dal tipo di licenza scelta dall'autore, ma presenterò queste tra poco. Nel caso di Gold Open Access, generalmente viene richiesto un pagamento di un Article Processing Charge o APC. Questo può essere pagato dall'autore o per l'autore dal suo istituto di ricerca o da un istituto finanziatore. Nel caso di Green Open Access non ci sono pagamenti.
Ci sono due modi per pubblicare un articolo come Gold Open Access, o in un giornale ibrido, o in una rivista ibrida, o in una rivista completamente open access, e tra poco descriverò questi due tipi di pubblicazioni. Istruzioni per pubblicare un articolo come Green Open Access sono riportate nelle pagine della rivista di informazione per gli autori. In genere, comunque, gli autori pubblicano nella rivista e poi archiviano indipendentemente una versione dell'articolo in una repository. Open Access viene spesso confuso con accesso gratuito. L'accesso ad articoli pubblicati in un giornale con abbonamento può in certi casi essere gratuito, per esempio durante un periodo di promozione o di marketing. Sebbene in entrambi i casi l'accesso è gratuito, nel caso di accesso gratuito per ragioni di marketing non è possibile riutilizzare, modificare o condividere l'articolo. Inoltre l'accesso gratuito è tipicamente per un periodo limitato di tempo. In questa pagina presentiamo i vari tipi di riviste open access. Abbiamo Diamond Open Access, queste riviste sono in generale finanziate da una società o gruppo finanziario. Non viene richiesto all'autore nessun pagamento, ma il contenuto pubblicato è comunque fruibile gratuitamente. Fully Gold Open Access, agli autori viene generalmente richiesto di pagare un IPC o da parte propria o attraverso un gruppo finanziario o istituzione e il contenuto è pubblicato e fruibile gratuitamente. Hybrid, in queste riviste c'è sia contenuto open access che contenuto accessibile con un abbonamento. Solo gli articoli open access sono soggetti al pagamento di IPC e accesso al contenuto open access è permesso a tutti, mentre contenuto non open access è accessibile solo a chi o per le istituzioni che hanno un abbonamento alla rivista. Non open access, giornali con abbonamento. In questo caso non ci sono IPC richieste per pubblicare, ma il contenuto è dietro alle barriere dell'abbonamento, quindi per leggere i contenuti pubblicati si deve pagare un abbonamento. Da notare che tutti questi tipi di riviste pubblicano articoli peer-reviewed. Indipendentemente dal modello di giornale, peer review è una parte integrale della pubblicazione. La qualità e lo standard del peer review non dovrebbe infatti variare dal tipo o meno di open access. I dati per questo grafico provengono dal database di Dimensions e mostrano la crescita in pubblicazione Gold Open Access negli ultimi anni, con più di 1.600.000 articoli Gold Open Access pubblicati nel 2020. Ci sono vari elementi chiave dietro a Open Access e tra poco discuteremo alcuni di questi dal punto di vista degli autori. Elementi chiave includono negoziazioni con istituzioni e consortia e le politiche degli istituti finanziatori. Questa pagina presenta esempi di alcuni dei maggiori istituti finanziatori che partecipano attivamente a conversazioni su Open Access, fra cui il World Health Organization e the Gates Foundation. A parte il fatto che Open Access può essere uno dei requisiti richiesti dal gruppo finanziatore, ci sono altri benefici nel pubblicare Open Access. Contenuto pubblicato come Open Access è gratuitamente fruibile da tutti, non c'è bisogno di pagamento o di abbonamento per accedere al contenuto e questo determina un aumento nella possibilità che il contenuto venga individuato ed un aumento nella possibilità che il lavoro venga citato. In media, studi hanno mostrato che articoli Open Access sono scaricati tre volte di più che articoli non open access e ricevono tra 30 e 50% più citazioni. Open access è anche di beneficio per l'intera comunità accademica, rimuovendo barriere per l'accesso e permettendo che chiunque, ovunque nel mondo, possa leggere e beneficiare dalla ricerca. Ora presenterò molto brevemente alcuni dati basati sulle nostre riviste, con lo scopo di rispondere a questa domanda. Gli autori traggono vantaggio dal pubblicare il loro articolo come Gold Open Access? Per dare un poco di contesto, il numero di articoli pubblicati Gold Open Access è cresciuto regolarmente negli ultimi anni in proporzione del contenuto pubblicato a Cambridge. Contenuto Gold Open Access è cresciuto da 14% degli articoli pubblicati da Cambridge nel 2019 al 22% nel 2020 ed è previsto un altro aumento sostanziale nel 2021. I dati relativi all'uso, nel senso di accesso di questi articoli, è inequivocabile nel mostrare che articoli Gold Open Access in media ricevono molto più uso, molto più accesso.
Il grafico riporta i PDF e HTML full text downloads ricevuti nei primi 12 mesi dalla pubblicazione per i 18.000 articoli di ricerca pubblicati da Cambridge University Press nel 2019. Le linee appunti mostrano la media dei downloads per articoli non open access e questo viene confrontato con le linee solide che mostrano la stessa cosa per articoli open access. Sia che guardiamo alla media o alla mediana, per il contenuto pubblicato da Cambridge, articoli open access hanno ricevuto circa 3 volte più uso che articoli non open access. E questo effetto è immediato, visibile già nel primo mese dopo la pubblicazione e continua fino a 12 mesi dopo la pubblicazione. Considerando lo stesso gruppo di contenuto del 2019, abbiamo anche limitata evidenza di caratteristiche nelle citazioni. Abbiamo solo un periodo di 2 anni di citazione per questi articoli, ma il grafico mostra che articoli open access tendono ad avere livelli di citazione più elevati, più alti, sia in discipline di scienze, tecnologia e medicina che umanistiche e di scienze sociali. Questo non è per niente conclusivo, ma questi dati iniziali sembrano incoraggianti. Grazie ad Altimetrics possiamo anche dire che articoli open access hanno ricevuto in media il 61% più menzioni su social media, hanno avuto 185% più possibilità di essere citati in un articolo di notizie o in un blog ed hanno avuto il 52% più possibilità di essere citati in un policy paper. Questo conferma che per il nostro programma di publishing quello che vediamo dalla ricerca nel settore. È possibile infatti che ci sia un beneficio di open access. Questo è visto in varie discipline, in discipline umanistiche e di scienze sociali, tanto quanto in discipline di scienze, tecnologia e medicina. I vantaggi, specialmente nel caso di uso, non sono marginali, ma sostanziali in quantità e per un periodo di tempo prolungato. E c'è anche segno che l'aumento nell'uso si traduce in beneficio per la comunità accademica, in più citazioni, più discussioni, più impatto nelle politiche, più impatto pubblico e in una audience più estesa. Una delle principali inesattezze che sentiamo dire a proposito di open access è che così perdo tutti i miei copyright. Articoli open access nelle nostre riviste Gold Open Access e nelle riviste ibride sono pubblicati con una licenza Creative Commons e ciò significa che l'autore mantiene il copyright del suo lavoro. Queste licenze regolano il riuso, un punto chiave nel movimento open access. Senza entrare nei dettagli delle varie licenze, questo servirebbe un'altra intera presentazione, in questa pagina abbiamo riportato le variazioni più comuni. E per favore accedete al sito web riportato per ulteriori informazioni. Inoltre è importante ora controllare i requisiti del gruppo finanziatore o della propria istituzione a proposito delle licenze permesse. E ora vorrei passare la parola agli editori esterni. Gaetano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io porterò l'esperienza basandomi su 2 riviste in particolare pubblicate da Cambridge University Press, 2 riviste che sono diverse per origini, natura, modalità anche di interpretazione della raccolta di articoli, però che poi portano dei tratti comuni sugli aspetti di open access, che è il tema di oggi. La prossima, per favore. La prima è Design Science, una rivista relativamente recente perché è stata fondata nel 2015 ed è una rivista che può essere interessante per vari motivi, perché è stata creata di fatto da una collaborazione di Cambridge University Press con la Design Society, che è un'associazione scientifica che riunisce ricercatori e praticanti di ambiti molto diversi dall'architettura al design all'ingegneria, ma con l'interesse comune sui processi e sugli strumenti della progettazione e tutto quello che sono i possibili impatti dal mondo economico, sociale, fisico e virtuale. La rivista, essendo recente, ovviamente ha uno storico non particolarmente sviluppato di citazioni di impact factor in questo senso, però è già insomma adeguatamente riconosciuta. Lì vedete una lista di enti che indicizzano appunto gli articoli di Design Science. Design Science è nata fin dall'inizio come interamente open access gold, rifacendosi
agli schemi definiti prima, con un volume che attualmente si attesta tra i 40 e i 60 articoli l'anno, con una copertura abbastanza globale, direi, vedete riportati alcuni riferimenti a paesi specifici. Accetta sia articoli di, così, di carattere generale che ovviamente interessino gli obiettivi, lo scopo della, della rivista, sia collezioni tematiche che quindi sviluppano approfondimenti su, su degli argomenti ritenuti particolarmente rilevanti. Ne vedete citati quelli diciamo più recenti, in particolare, visto che lo riprenderò dopo, faccio notare l'open design e l'open source hardware product, che è un tema a cui poi mi aggancerò subito dopo. La prossima è invece una rivista storica, AIDAM, che sta per Artificial Intelligence for Engineering, Design, Analysis and Manufacturing, che è una rivista che esiste fin dagli anni Ottanta, nata appunto, se vogliamo, intelligenza artificiale prima ondata, e che è nata una rivista tradizionale di quel periodo, quindi a sottoscrizione. Ha avuto per certi versi un po' una riduzione dell'attenzione, anche perché il tema dell'intelligenza artificiale, con queste parole chiave, ha avuto un certo declino. Ultimamente, negli ultimi anni, la stiamo rilanciando, e in particolare tra gli schemi c'è ovviamente quello, anche la possibilità di fornire la pubblicazione open access, di nuovo anche gold, con pagamento di delle APC, e negli ultimi due anni siamo a una media di 10% di articoli open access, ma la ricerca, la richiesta da parte degli autori di pubblicazioni in open access è via via crescente. E direi quindi appunto che le due riviste riflettono appunto due prospettive decisamente complementari, però poi nell'interazione con gli autori si riscontrano sostanzialmente gli stessi vantaggi, non solo da un punto di vista dell'impatto delle pubblicazioni in termini di visibilità, in termini di citazioni. La prossima. Allora, la cosa su cui volevo riflettere, un po' Samira ha già presentato in numeri piuttosto solidi, piuttosto convincenti, la maggiore visibilità non solo in ambito strettamente scientifico, ma anche il livello di potenzialità di impatto sociale delle pubblicazioni che hanno un accesso open access. A me piaceva però rimarcare in quest'ultimo minuto di riflessione un aspetto che è assolutamente determinante per quanto riguarda la pubblicazione aperta di articoli scientifici. Ovvero di fatto è un contributo in più attivo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. Qui ho riportato solo a titolo di esempio, direi, i quattro obiettivi degli SDG che più direttamente vengono coinvolti. E mi piace fare questo richiamo. Se insomma chi segue i programmi di finanziamento europeo, tanto per citarne uno, sa che dall'Horizon 2020 c'è stato un forte incremento di attenzione da parte della comunità europea perché le pubblicazioni siano open access, quando frutto di una ricerca finanziata. E questo, tra le motivazioni che ci stanno dietro, una spinta forte è venuta a valle della crisi del 2008, quando ci sono stati paesi più colpiti, in particolare del sud dell'Europa, e che hanno determinato il fatto che alcune università non potevano più continuare a sottoscrivere gli abbonamenti alle riviste tradizionali. Ora, questo è un riferimento che ci tocca molto da vicino, poi in realtà si capisce bene la portata a livello globale. In paesi in via di sviluppo le riviste non sono accessibili a tutti, anche a livello di istituzioni, non solo di singoli. Quindi l'open access ha questo potenziale enorme in termini di impatto.
E ultima cosa, e termino il mio intervento, è anche un'evoluzione in linea con tante altre tendenze della cosiddetta open science, quindi rendere accessibili i dati, coinvolgere la cittadinanza nella raccolta di dati, la cosiddetta scienza partecipativa, e in generale rendere il prodotto della ricerca più ritrovabile, più accessibile, interscambiabile e riusabile su più punti di vista. Non sono cose direttamente integrate nell'open access, ma l'open access è decisamente una delle gambe di questo movimento che ritengo assolutamente determinante per il futuro anche della nostra società. Grazie. Ecco, allora seguo quello che diceva il professor Cascini, presentando invece la rivista di cui sono direttore da qualche anno, cioè la rivista italiana di scienza politica, e in seguito presentando un po' l'impatto, l'effetto che l'open access ha avuto sulla nostra rivista. La rivista italiana di scienza politica nasce nel 1971, fondata da Giovanni Sartori, e è andata incontro, diciamo, a un graduale processo di internazionalizzazione a dispetto del nome. È iniziato a pubblicare articoli in inglese ormai più di 10 anni fa e dal 2015 è pubblicata da Cambridge University Press. È comunque la rivista di riferimento dei politologi italiani che si riuniscono in questa associazione che si chiama Società Italiana di Scienza Politica, ed è una rivista, insomma, che ha una discreta reputazione non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, come vedete, indicizzata e posta nel primo quartile dello Shimago Journal Rank nelle due categorie in cui è classificata. Con la prossima slide, per favore. Sì, ecco, l'internazionalizzazione è testimoniata, è un fatto, diciamo, è voluta ed è perseguita dalla società che possiede questa rivista, sia nel fatto di pubblicare ormai molti autori stranieri, quindi non solo italiani, circa un terzo degli autori della rivista sono stranieri, sia nel fatto di affiancare due condirettori, uno sono io, l'altro è necessariamente incardinato in un'università straniera. Attualmente, infatti, il mio condirettore è Martin Bull della University of Salford. La prossima slide. Sì, fin dall'inizio della collaborazione con Cambridge University Press, la rivista offriva la possibilità di pubblicare articoli open access, ma con il costo, diciamo, che ricadeva sulle spalle dell'autore, del ricercatore, quindi era un costo che poi di fatto pochi erano pronti a sobbarcarsi, quindi di fatto rimaneva una possibilità non utilizzata. Le cose sono cambiate decisamente nel ottobre 2020, quando è entrato in vigore l'accordo che Cambridge University Press ha stretto con la CRUI, con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, per il quale è adesso possibile pubblicare per qualche decina di istituti di ricerca, università italiane, è possibile pubblicare con questa formula del read and publish, quindi l'accesso è aperto e anche la pubblicazione ad accesso aperto è gratuita per il ricercatore, per l'autore. E questo effettivamente ha cambiato molto le cose, infatti dal 2020 a oggi sono stati pubblicati sulla RISP 29 articoli, di cui 13 in open access. Attualmente ci sono 18 articoli in first view, quindi non ancora, diciamo, destinati a un fascicolo cartaceo, e di questi 12 sono in open access, quindi due terzi degli articoli, diciamo, pubblicati recentemente sono articoli pubblicati in open access. Questo vuol dire che, insomma, questo accordo ha veramente molto cambiato le possibilità e ha reso reale la possibilità per tanti autori di pubblicare articoli in open access. La
prossima slide, per favore, che se non sbaglio è anche l'ultima. Volevo riflettere un po' sull'impatto dell'open access, quindi sugli effetti dell'open access, al di là dei numeri generali presentati prima da Samira, quindi nel piccolo mondo di questa rivista e sui piccoli numeri di questi articoli pubblicati negli ultimi 2 anni. Forse prima mi sono dimenticato di dire che alcuni articoli pubblicati inizialmente nel 2020 dietro paywall sono stati resi accessibili, cioè sono stati trasformati in open access successivamente a questo accordo dell'ottobre 2020. L'accordo è di ottobre, ma era retroattivo per gli articoli pubblicati fin da gennaio 2020. Quindi noi abbiamo nel 2021, quindi con l'accordo ormai operativo, abbiamo pubblicato 15 articoli, di cui 10 open access e 5 dietro paywall. Quindi questo perché non tutti gli autori evidentemente sono affiliati a istituti che offrono questa possibilità di pubblicare gratuitamente open access. Mentre nel 2020, un'altra cosa abbastanza interessante, abbiamo pubblicato 11 articoli, oltre ad altri, ma 11 articoli che inizialmente erano dietro paywall, successivamente sono stati resi open access. E quindi qui si può vedere un confronto sia fra gli articoli pubblicati nel 2021, in parte open access e in parte dietro paywall, sia negli articoli pubblicati nel 2020, fra il prima e il dopo l'apertura dell'articolo. E allora, per gli articoli, per i 15 articoli pubblicati nel 2021, la mediana dei lettori per mese per articolo passa addirittura vedete, da 45 a 239, quindi un aumento enorme. Mentre se confrontiamo gli articoli, quelli che sono stati inizialmente pubblicati dietro paywall e poi sono passati a open access, in questo caso la mediana passa da 40 a 84, la mediana dei lettori al mese per articolo. E quindi, diciamo, ora sono articoli un po' diversi, quelli che sono inizialmente pubblicati dietro paywall, hanno un po' di, diciamo, hanno un po', facciamo un po' di promozione sui social a questi articoli, quindi diciamo il grosso dei lettori o una fetta importante di lettori arriva nel primo mese o nei primi mesi di pubblicazione e successivamente il numero di lettori in alcuni casi rimane costante, in alcuni casi decresce. Quindi è un po' difficile confrontare due periodi diversi, il periodo del lancio dell'articolo, per così dire, e il periodo successivo, così come è anche difficile, diciamo, confrontare articoli diversi che potrebbero essere, indipendentemente dell'open access, potrebbero essere ritenuti più interessanti o essere più, diciamo, suscitare più interesse nella comunità accademica, indipendentemente dall'open access. Quindi, diciamo, sono confronti che hanno chiaramente dei margini di interpretabilità, che hanno dei margini di incertezza, ma in ogni caso, pure presi diciamo con un po' di cautela, ma in ogni caso testimoniano che la pubblicazione degli articoli open access garantisce una circolazione molto maggiore degli articoli pubblicati dietro paywall. Cosa diciamo che forse non è del tutto sorprendente, ma che è confermata e quantificata da questi numeri. Per quanto riguarda invece le citazioni, non me la sento al momento, diciamo, di dare valutazioni. Immagino che anche in questo caso maggiore circolazione voglia dire in generale maggiore possibilità di essere citati, però penso che queste evoluzioni sono abbastanza recenti, bisogna aspettare ancora 2 o 3 anni almeno per vedere quali saranno gli effetti in modo un pochino più preciso. Vi ringrazio. Grazie a Gaetano e grazie a Filippo. Vorrei ora presentare una breve panoramica di quello che stiamo facendo a Cambridge University Press in risposta a queste condizioni. Prima di tutto, ci stiamo concentrando su modelli open access che permettano uguaglianza tra gli autori. Nel 2018, la maggior parte degli articoli pubblicati open access a Cambridge avevano per autori un piccolo privilegiato set di ricercatori, con notevoli finanziamenti che potevano usare per pagare le APC. Ora il 51% degli articoli pubblicati open access è pubblicato attraverso un accordo read and publish, che può essere usato da ricercatori a qualsiasi livello di carriera e in diversi paesi.
Come potete vedere in questa pagina, ci stiamo concentrando su Gold Open Access invece che su Green Open Access. Non pensiamo che Green Open Access sia una soluzione a lungo termine per permettere accesso al contenuto accademico. Gold Open Access infatti prioritizza la versione finale e pubblicata dell'articolo. Stiamo lavorando anche per rendere più immediato per gli autori scegliere Open Access. Sappiamo da vario feedback che Open Access può offrire troppe scelte, troppi messaggi contrastanti e non c'è sufficiente chiarezza su chi è eleggibile per i diversi tipi di Open Access. Abbiamo attualmente 49 riviste completamente Gold Open Access o Diamond, 324 riviste ibride che permettono la pubblicazione di articoli Open Access nell'ambito di una rivista d'abbonamento. Ci sono pochissime riviste nella lista di Cambridge che non permettono pubblicazione di articoli come Open Access. E inoltre incoraggiamo le nostre riviste ibride a fare richiesta di Transformative Journal Status come percorso per rispettare le richieste di Plan S. Ed ora abbiamo più di 200 riviste con questo stato. Queste riviste si sono impegnate a diventare riviste completamente open access nel tempo, gradualmente aumentando il contenuto open access in linea con i traguardi di crescita specificati da Coalition S. Continuiamo anche a ridurre i costi di abbonamento alle riviste ibride attraverso la nostra politica di double dipping, che tiene in considerazione il fatto che la quantità di contenuto non open access diminuisce. Come abbiamo detto, abbiamo l'obiettivo di diventare una casa editrice a maggioranza open access entro il 2025, in linea con la missione nostra e dell'Università di Cambridge di disseminare ricerca globalmente. Questa pagina riporta una piccola selezione delle nostre riviste Gold Open Access e ibride. Come potete vedere, la lista copre varie aree in medicina, scienze umanistiche, microbiologia, agricoltura, scienze dell'ambiente, scienze economiche e storia. Con l'aumento dell'uso di Open Access in varie comunità e col fatto che i finanziamenti per coprire le APC possono essere trasferiti dal modello in cui l'autore paga al modello in cui la biblioteca dell'istituto sottoscrive un read and publish, nuove discipline possono beneficiare di Open Access per le proprie pubblicazioni. Alcune delle riviste di questa pagina sono state Gold Open Access dal primo volume, mentre altre erano riviste ad abbonamento che poi sono state convertite a Gold Open Access, quando è diventato chiaro che c'era sufficiente supporto dalla comunità, dalle biblioteche, dai gruppi finanziatori. Per esempio Oryx è diventato Gold Open Access solo l'anno scorso. Come menzionato in precedente, pubblicare un articolo Open Access tipicamente involve un Article Processing Charge e questo è generalmente pagato dall'autore, dal suo istituto o dal gruppo finanziatore. Sotto un modello Read and Publish, esoneri e sconti dell'APC sono possibili sia in riviste Gold Open Access che in riviste ibride. Se non sei appartenente a un istituto che ha firmato un accordo Read and Publish con Cambridge, abbiamo anche esoneri o sconti disponibili per le nostre riviste Gold Open Access. Per esempio, autori provenienti da paesi con basso o medio reddito, basato sulla lista dei paesi di Research for Life, sono esonerati dal pagamento dell'APC per i paesi nel gruppo A o hanno l'APC scontate del 50% per i paesi del gruppo B. Offriamo anche a discrezione esoneri dal pagamento dell'APC per permettere a chi non ha accesso a finanziamenti di pubblicare nelle riviste. Esoneri e sconti non sono applicabili alle nostre riviste ibride e visto che in questo caso gli autori senza finanziamenti per pagare un APC possono comunque pubblicare il loro articolo e usare le linee guida di Green Open Access e rendere il loro articolo disponibile dopo il periodo di embargo richiesto, che in genere è 6 mesi nelle scienze umanistiche e sociali e 12 mesi per scienze, tecnologia e medicina. Il nostro scopo è assicurare che a nessuno venga impedito di pubblicare nelle nostre riviste, sia Gold Open Access che ibride. Farò ora una pausa affinché possiate cortesemente rispondere al sondaggio per valutare se sapete di accordi Read and Publish con le vostre università o istituto. Quindi la domanda è, sai se la tua università o istituto di ricerca ha un accordo per pubblicare Open Access?
Di nuovo un buon quasi 50%, comunque molto interessante. Per le persone che non lo sanno, spero che dopo la presentazione avrete la possibilità di discutere con il vostro istituto o con noi. Ok? Right. Questa mappa mostra la copertura dei nostri accordi Read and Publish nel mondo e in più di 40 paesi. Consideriamo infatti gli accordi Read and Publish come un modo sostenibile per portare accesso ad open access a tutti i ricercatori, indipendentemente dall'area di studi o dalla posizione geografica. Abbiamo più di 30 istituti in Italia con un accordo per pubblicare open access, grazie a un accordo con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e ad uno con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria. È importante notare che per essere eleggibile per un esonero dell'APC con un accordo Read and Publish, l'autore corrispondente deve essere appoggiato ad un'università o un istituto che ha l'accordo Read and Publish. Solo l'affiliazione dell'autore corrispondente infatti determina l'eleggibilità. L'autore corrispondente è la persona che gestisce il manoscritto e la corrispondenza durante il processo di pubblicazione. Ha autorità di agire per i coautori in ogni aspetto della pubblicazione, agisce come punto di contatto per qualsiasi questione dopo che l'articolo è stato pubblicato. Nello scegliere un autore corrispondente sarà quindi necessario ora anche considerare gli accordi Read and Publish, non solo nel pubblicare con Cambridge University Press, ma anche con altre case editrici. E potete facilmente controllare l'idoneità e le riviste in cui potete pubblicare usando il nostro Eligibility Checker Tool e un link verrà trasmesso dopo il webinar. Il processo di pubblicazione per articoli open access è lo stesso che in pubblicazioni tradizionali. Tutti gli articoli sono peer reviewed e sono accettati o rifiutati dagli editori. Pubblicare in una rivista Gold Open Access, tutti gli articoli sono Gold Open Access, senza eccezione, è molto diretto. Per pubblicare Open Access in una rivista ibrida, l'autore deve scegliere di pubblicare Open Access quando l'articolo viene accettato. Dopo che l'articolo è accettato, all'autore verrà chiesto di completare un Author Publishing Agreement o License to Publish e di selezionare di pubblicare Open Access usando una Creative Commons License. Una volta deciso di pubblicare Open Access in una delle nostre riviste, il processo di pagamento dell'APC inizia. I pagamenti dell'APC sono coordinati da una terza parte che si chiama RightsLink. Se il tuo articolo è eleggibile per esonero dal pagamento dell'APC per uno degli accordi Read and Publish, non ti sarà chiesto di interagire con il processo di pagamento, ma alla biblioteca dell'istituto potrebbe essere richiesto di approvare l'esonero. Dopo la pubblicazione dell'articolo, suggeriamo che l'autore stesso partecipi al marketing dell'articolo. Come abbiamo visto, Open Access permette un uso più vasto e potenzialmente più citazioni per il lavoro rispetto a pubblicazioni non Open Access, ma questo non accade automaticamente. Condividere l'articolo su social media, aggiungere citazioni appropriate in Wikipedia, registrare un piccolo video, scrivere un blog, sono tutti ottimi modi per assicurarsi che questo raggiunga una vasta audience. Il nostro Author Hub raccoglie una serie di guide con suggerimenti per promuovere articoli dopo la pubblicazione e links a Author Hub e alle guide per promuovere l'articolo sono inviate agli autori quando l'articolo viene pubblicato e vi saranno inviate dopo la presentazione. Ed ora possiamo passare alla sessione di domande e risposte con tutti gli speakers. Grazie Samira. Io sono Isabella Calabretta, Online Publishing Coordinator a Cambridge University Press. Adesso inizierò a porre qualche domanda. Abbiamo ricevuto due domande su Read and Publish, quindi come funziona in generale e anche su come funziona l'accordo tra Cambridge University Press e CRUI. Sì, penso di poter rispondere io. Salve, buon pomeriggio, sono Stefano. L'accordo Read and Publish è un accordo tra la Cambridge e numerose università ed enti italiani. Al momento questo accordo è stato fatto con la CRUI, che è la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e con il CREA, che è il Consiglio di Ricerca in Agricoltura. Cosa offre l'accordo Read and Publish? Sostanzialmente, come il nome dice, offre la possibilità di leggere, accedere a 404 riviste che sono incluse nel full collection package.
e in secondo luogo di pubblicare senza costi nelle 370 riviste idonee all'open access. Di queste 370 riviste al momento ne abbiamo 41 che sono Gold Away e 329 che sono Hybrid. Nuovi enti possono aderire al contratto Read and Publish. Come farlo? Possono contattare la loro biblioteca e la biblioteca, l'ente, può contattare la CRUI o contattare il CREA se sono centri di ricerca che fanno parte di questo ente. E inoltre troverete utilissime e chiare informazioni sul nostro sito. Come follow-up email, dopo questo webinar riceverete link che vi portano direttamente a pagine con informazioni riguardo ai nostri contratti Read and Publish e anche un elenco dettagliato di tutti gli enti che al momento aderiscono a questo contratto e possono usufruire di questi benefici. Grazie. Un'altra domanda riguarda la distinzione tra Gold e Green Open Access, se vale solo per Cambridge o per tutto il mondo accademico. Ok, la rispondo io. E la risposta vale per tutto il mondo accademico. E i termini sono piuttosto riconosciuti universalmente. Quindi, yeah, se si parla di Green OA o di Gold OA, dell'intero mondo accademico sa più o meno di cosa si parla. Poi, cioè, i dettagli di Green OA possono variare da diverse case editrici, ma yeah, il principio resta. Un'altra domanda è: how can I publish open access retroactively? Quindi come cambiare lo stato open access di un articolo dopo la pubblicazione? Posso rispondere io a questa. Sostanzialmente, se l'ente a cui il ricercatore è affiliato aderisce al contratto Read and Publish, può cambiare lo status dell'articolo retroattivamente contattando il nostro OA Queries Team. Penso che potremo condividere questo link. E sostanzialmente cosa devono fare? Devono compilare un nuovo modulo che cambierà la licenza e permetterà loro di modificare lo status da non OA a OA. Ora, alcuni enti hanno scelto un sistema per cui l'autorizzazione alla pubblicazione open access senza costi avverrà automaticamente. Altri enti decidono di valutare questa richiesta da parte del ricercatore e poi il ricercatore riceverà una risposta in merito a questa conversione. E come sempre un ottimo punto di riferimento per i ricercatori è la biblioteca. La biblioteca è informata sulle politiche di open access e di conversione retroattiva in Gold OA. Grazie. Anche chiarificazioni sull'embargo period? Certo, l'embargo period è qualcosa che appunto che entra nell'ambito del Green Open Access ed è un periodo in cui la versione finale dell'articolo può essere accessibile solo attraverso il sito web di Cambridge, il sito web della rivista. Certe versioni, ma questo dipende tutto dalle linee guida Green OA che sono nella license to publish che l'autore firma, sicché certe versioni dopo un certo periodo di embargo, certe versioni dell'articolo possono essere per esempio messe nel posted, possono essere nella pagina dell'autore o su certe repository. Di nuovo, il concetto essenzialmente vuol dire che per un periodo di tempo l'articolo può essere accessibile solo via Cambridge, ma tutti i dettagli in particolari possono variare da giornale a giornale, quindi gli autori dovrebbero riferirsi al license to publish che firmano.
Un'altra domanda è come funziona la pubblicazione open access se l'autore non è affiliato a nessun ente di ricerca o se è associato ad un ente che non ha sottoscritto l'accordo con CRUI? Nel caso un APC, ok, so, dipende in quale rivista, prima di tutto dipende in quale tipo di rivista l'autore vuole pubblicare. Se vuole ripubblicare in una rivista ibrida, può comunque pubblicare come standard, come un articolo, un articolo ad abbonamento, ma poi può usare il Green Open Access per promuovere, incrementare l'accesso al proprio articolo. Però l'articolo non sarà Gold Open Access, resta un articolo dietro la barriera del pagamento. Se la rivista in cui vuole pubblicare l'autore è una rivista Gold Open Access, ci deve essere una transazione, un pagamento dell'APC, ma in ogni caso se ci sono delle domande più specifiche a proposito, per esempio, di sconti, eccetera, eccetera, la consigliere l'autore di contattarci o di contattare il team editoriale o di contattare Open Access a Cambridge. Sì, e anche sul nostro, se posso aggiungere, anche sul nostro sito ci sono chiarissime informazioni. Ad esempio c'è una pagina che si chiama Publishing Open Access ed è chiaramente nell'area per autori ricercatori, dove potete innanzitutto fare il download di una guida veloce in PDF che segue questo procedimento e vi fa vedere il workflow. E poi vi dà anche informazioni di carattere generale su come appunto seguire questo procedimento. Un'ultima domanda. L'accordo con CRUI prevede un limite al numero di articoli che è possibile pubblicare in un anno? No, non ci sono limiti. Siamo molto contenti di aver potuto offrire alla CRUI e anche ai centri di ricerca che fanno parte del CREA un contratto che non ha limiti. Ecco, una cosa che devo chiarire per quanto riguarda il CREA, le riviste che fanno parte del contratto CREA fanno parte solo dell'Agriculture Package, mentre invece per la CRUI fanno parte del Full Collection Package. Questa è l'unica differenza, ma non ci sono limiti al numero di articoli OA da pubblicare in anno. Possiamo fare un'altra domanda? O... Sì. Si possono pubblicare libri oltre che articoli? E qual è la procedura? Mi immagino che la domanda è: si possono pubblicare libri open access? La risposta è sì, non ovviamente in un workflow di libri, e la procedura particolare, possiamo mandare un link dopo, ma non, è in genere una solita procedura per libri, sicché ci sarà una conversazione da parte dell'autore con il commissioning editor nell'area, nel settore, e quindi una discussione a proposito dell'argomento del libro e parte da lì. C'è una domanda per il professor Cascini. Ci sono quantificazioni sui cali degli abbonamenti in seguito alla crisi 2008-2012 in vari paesi o comuni? Allora, avevo letto un report che appunto faceva riferimento su una delle motivazioni che aveva spinto la comunità europea. Non sarà stato l'unico, intendo dire, però era un argomento forte di molte università, in particolare greche, che avevano dismesso gli abbonamenti. Ora, sono sincero, una cosa di un po' di anni fa, e i numeri non li ricordo e non mi piace citarli a vanvera, però sono convinto che cercando in rete si possano trovare, magari ora prima della fine provo a cercare io stesso e eventualmente mettere in chat. Il riferimento nello specifico era in particolare per le università, i centri di ricerca della Grecia,
che avevano dismesso in massa molti abbonamenti in seguito ai tagli trasversali che c'erano stati dopo la crisi del 2008. Sì, magari se posso aggiungere un veloce commento. Chiaramente negli anni passati in Sud Europa abbiamo visto sicuramente in alcune aree dell'Europa problemi a livello di fondi per le biblioteche e le università. Fortunatamente per il caso specifico della Grecia, per esempio, lavoriamo con il consorzio Healing e al consorzio Healing aderiscono circa 45 enti e abbiamo comunque, la Cambridge ha scelto di sostenere queste università per diversi anni. Non credo che ci siano stati mai interruzioni di accesso e negli ultimi anni comunque la situazione si è risolta e anzi la Grecia appunto ha accesso all'intero full package come era stato in passato. Grazie. Un'altra domanda è: come fare a scegliere la rivista giusta per le proprie esigenze? Right. Mi immagino che sia esigenze di argomento, un buon fit tra la ricerca e le riviste. La risposta generale è per prima cosa andare a guardare sulla pagina web della rivista, dove ci sono, nel nostro caso, ci sono sempre tantissime informazioni a proposito degli argomenti che la rivista accetta, del tipo di articoli che la rivista accetta, sicché io direi di partire da lì e se ci sono altre domande, ogni rivista ha un editorial office con i contatti, contattare l'editorial office se ci sono domande specifiche. Un'altra domanda è: come funziona il processo di peer review per le pubblicazioni open access? Ok, nello stesso modo che la risposta veloce, nello stesso modo che nelle pubblicazioni tradizionali. E di nuovo generalizzando, l'articolo viene sottomesso, viene controllato che ci sia un buon fit con il giornale e poi viene gli editori in capo. O l'altro team editoriale decidono di scegliere una serie di peer reviewers che leggono l'articolo, fanno i commenti, poi l'editore review l'articolo anche lui o lei e alla fine c'è una decisione di accetto o reject. Ma essenzialmente il peer review funziona esattamente nello stesso modo non c'è nessuna differenza da una rivista tradizionale solo perché la rivista è open access. Il processo editoriale è lo stesso, l'open access viene dopo, quando l'articolo è stato accettato e riguarda la license per pubblicare o il pagamento di APC, non ha niente a che vedere col processo editoriale. Grazie. L'embargo di 6 mesi di Green Open Access vale per tutte le riviste di scienze sociali? All right, una rispondo a questa veloce, poi Gaetano voleva commentare sulla risposta di prima. Nel caso di Cambridge dovremmo controllare. Io lavoro non nelle scienze sociali, lavoro in matematica e in computer science. Possiamo rispondere via email più tardi, yeah? E Gaetano voleva commentare. Sì, confermo assolutamente che il processo di revisione è assolutamente identico e vorrei sfatare non direi un mito, ma una convinzione che deriva da cattive abitudini del passato, in cui le riviste serie erano quelle in cui bisognava essere promossi da un processo di revisione rigoroso, mentre se volevi essere pubblicato bastava che pagavi un altro publisher. Non parlo di Cambridge University Press, a scanso di Wilbersheim, e nemmeno di altri, diciamo, rinomati, però c'era un po' la convinzione fondata che alcune riviste accettavano di buon grado articoli con un processo di revisione abbastanza sommario purché si pagassero i diritti di pubblicazione open access. Non ha niente a che vedere la
attuale attenzione a una pubblicazione open access con quel tipo di pratiche, e quindi penso che sia opportuno evidenziarlo trasversalmente, sicuramente per Cambridge University Press, ma anche per altri publisher per correttezza, così come trasversalmente direi anche in diversi settori, non solo in ambito scientifico. Se volete posso aggiungere appunto anche il mio punto di vista, ma è esattamente lo stesso del professore, quindi giustamente il professore parlava di ambiti disciplinari diversi, e io confermo che nella nostra rivista, ma sono convinto nelle scienze sociali in generale, l'approccio è lo stesso, quindi l'open access è inteso come una opportunità in più per la ricerca di essere condivisa e disseminata in modo più efficace, ma dal punto di vista del lavoro editoriale della rivista non cambia niente, non è cambiato niente, quindi la rivista viene, gli articoli, le proposte di articoli vengono sempre valutate da valutatori esterni anonimi, e poi l'editorial board si assume la responsabilità di decidere sulla base delle revisioni anonime, di decidere sulla pubblicabilità o meno dell'articolo. Se casomai posso dire che l'open access, diciamo, invoglia più autori a sottoporre i loro lavori alle riviste che offrono questa possibilità, almeno nel nostro piccolo caso e con i nostri piccoli numeri abbiamo avuto anche recentemente un incremento di submissions, e quindi in questo caso ci obbliga a essere un po' più selettivi. Quindi delle due, l'open access rende, diciamo, un pochino più selettivo il processo, ma sostanzialmente il processo rimane invariato. Un'altra domanda è: come identificare le riviste del pacchetto agricoltura che rientrano nell'accordo con il CREA? Sì, certo. Allora, e come ho già menzionato, ci sarà un link nell'email che vi verrà inviata a seguito di questo webinar, e il link vi manderà una pagina con un elenco di tutti gli enti che al momento partecipano al Read and Publish Agreement. Cliccando sul link del CREA potrete trovare una pagina che poi vi offre un link con un Excel file, penso, con le riviste che sono incluse in questo Agriculture Package. Altro modo per scoprire se una rivista di vostro interesse è inclusa è usare quel Waiver and Discount Tool che è stato menzionato durante la presentazione, e a cui potrete accedere anche a questa pagina attraverso un link che sarà anch'esso incluso nell'email che riceverete. Nel dubbio, comunque, ripeto quello che ho detto prima, potete sempre fare riferimento alla biblioteca centrale, per quanto riguarda il CREA, alla biblioteca centrale del CREA che vi può fornire queste informazioni. Una domanda è: in caso di progettazione di conferenze che prevedono l'accettazione di paper, ci sono delle possibilità, previo accordo, di pubblicarne i documenti come atti di convegno? Sì, però questa è una conversazione che dovrebbe essere fatta tra la persona che organizza il convegno e l'editore della rivista o dove la conferenza vorrebbe essere pubblicata. Sicché in generale varia, sì, la migliore opzione è davvero identificare la rivista che è un buon fit e parlare con l'editore interno a Cambridge. E ovviamente ci sarà anche una discussione con l'editore esterno di che cosa viene proposto essenzialmente. Okay. Adesso possiamo concludere la sessione Q&A. Ok, allora ringraziamo tutti i partecipanti di nuovo, ringraziamo i nostri speaker, i nostri panelisti, e riceverete una registrazione del webinar, vari link, e nel caso che non abbiamo risposto a domande, risponderemo alle domande via email shortly, soon, presto.
Grazie di nuovo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.